Anche quest'anno Palombaio, frazione di Bitonto, ha organizzato il presepe vivente all'interno del Parco Gaetano Vacca, un grande successo per l'iniziativa che ha visto impegnati per mesi volontari e collaboratori dell'Associazione ANSPI e della Parrocchia Maria Santissima Immacolata. L'impegno è dato dalla testimonianza. Quando qualcosa la si desidera e si crede, ecco allora i risultati arrivano. La speranza è che la piccola cittadina diventi meta di un cammino spirituale. Gesù lascia il cielo per mettersi in una mangiatoia, per farsi cibo per noi. L'invito è quello di saperci cibare di Lui, di fidarci di Lui perché è un bel fidarsi. Palombaio ancora una volta scommette, diventa comunità e si allarga alla comunità. Anche questo è un messaggio simbolico del Natale. Sì. È una comunità che vuole travalicare i suoi confini, diciamo, geografici. Diventa città insieme con la città madre Bitonto, ma si propone non come tappa turistica, ma come meta di pellegrinaggio, perché possa diventare come una piccola Betlemme e lì possa portare il lieto annuncio a tutti. Quest'anno poi anche il Consiglio regionale della Puglia ha patrocinato l'evento. Sostengo questa iniziativa bellissima, che ormai è una storia lunga 30 anni, in cui la comunità di Palombaio si incontra prima nell'attesa del Natale e vive questo momento di condivisione nella preparazione di questo bellissimo presepe vivente, che invito tutti a visitare da tutti i comuni, perché è veramente suggestivo ed è il frutto dell'impegno, del volontariato, del sacrificio e della passione di tutti gli abitanti di Palombaio, della parrocchia, dell'associazione, quindi il centro ANSPI, e tutti insieme con questa sinergia realizzano queste belle iniziative. Sono grato a Padre Fulvio, a tutti i ragazzi e a tutti i cittadini che ci mettono tanto impegno per la realizzazione di una manifestazione che dà tanto lustro al nostro territorio. Il presepe sarà aperto e visitabile anche questa sera e domani, oltre che nelle giornate del 4, 5 e 6 gennaio, con l'arrivo dei magi e l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria a premi.